Non posso far video con una persona così a fianco. Non ci riesco. Bella ragazzi, siamo i Granz e siamo tornati qui con una nuova sfida. Una nuova challenge. Basta. Ragazzi, qual è questa challenge? Obbligo o verità? Credibile. Mamma mia. Allora, vedete, ci sta questa app che... ci sta questa app che si chiama Obbligo Verità. Noi giochiamo, ci sono bambini, ragazzi estremo. Allora, oggi noi faremo ragazzi. Però, no grazie. Però, se arriviamo a 10.000 like, facciamo il livello estremo, dove ci sono cose molto più spinte. E poi abbiamo trovato solo cose molto più spinte. Più spinte, bravo. Che tristezza. Un momento di gloria. Vai, prendi il momento di gloria. Ancora sull'app store ci sta Obbligo Verità hot. Perciò saremo a 15.000 mi piace e troviamo due fischietti. Faremo anche lotte magari con qualche ragazza. Sì. Buttiamole giù. Vai. Tocca a me. Vabbè, verità. Se la tua casa stesse andando a fuoco, quali quattro cose prenderesti prima di scappare? Allora, è una cosa facile. Facile. E vabbè, ovviamente tutta l'attrezzatura da YouTube. Cioè PC, cazzi e mazzi e già è uno PC. Poi il PC. E poi non c'ho nient'altro per YouTube a casa. Che YouTuber professionale. PVR. Sì, PVR che non uso più. Quindi se volete un PVR mi raccomando, ve lo vendo a poco. Vabbè, PC, monitor, vabbè, qua roba. Il computer in generale, basta, a posto così. Ok, io vorrei fare obbligo, ma c'ho paura. Vai, faccio obbligo. Fai un cappellino con la carta igienica e indossalo fino al tuo prossimo turno. Vai, vatti a prendere la carta igienica. Come faccio a fare un cappellino con la carta igienica? Allora, io ho la carta igienica con le farfalle sopra. Bene. Come si fa un cappellino? Te lo faccio io. Ma quello è un turbante, non è un cappellino. Ma merda! Ma che cazzo! Vabbè, buono, va bene così. Fe, non tira ancora! Che taglio! Ma questo è coso, dopo che ha preso una botta in testa? Non facciamo la testa prima di romperla! Queste orecchiette che escono fuori. Da qui nasce il detto, eh. Ok, vai. E tu ci fai tutto il video così. No, non fai tutto il prossimo turno. Non me ne frega un cazzo. Cosa ti farebbe tornare insieme alla tua ex? Posso fare obbligo? No, in realtà niente. Perché è un ex. Gli ex sono fatti apposta per non tornarci insieme. Quindi nulla. Praticamente nulla. Sì. Io sto a combattere con sto coso. Va bene. Vabbè, quindi niente, da questo si capisce anche che sono single da tanto tempo e ho intenzione di rimanerci, tieni. Ma che cazzo stai vabbè, a fare? È finita. Ok, sta a me verità. Vai. Io ho paura, io voglio fare obbligo. Io ho paura della verità. Vai. Qual è la tua cosa preferita dell'altro sesso? Le tette. Facile. Facile. Mamma mia. Potevi dire il carattere qualcosa. Dammi un posto coso. Mangia un pizzico di pepe. Vai. Mannaggia la droga. Sei un coglione. Cioè. Va bene. Vai. Sto sputando pepe. Buono? No. Fa proprio schifo. Va bene, ci siamo? Posso andare io? Lo sai che adesso tu non cliccherai qua sopra, sì? L'ho presa con sinistra apposta. Oh, in gola! Mi è arrivato un gola! Oh, no, fermate! Me la sta peggiorando! Mi prendi qualcosa? Dove sta l'acqua? Porca puttana! Ma ci siamo! Ah! Ma da quant'è che pizzica così tanto il pepe? Da sempre, dall'alba dei tempi. Manco il peperoncino. Da quando fu inventato. Contaci una sua storia da ubriaco. Cioè, ci conosce proprio. Allora, l'ultima volta che sono stato ubriaco è stato a Modena, che cazzo sta dire? A Napoli. A Napoli, è vero. Che era successo? Ah sì, abbiamo preso un estintore e abbiamo rigliato fuori dalla stanza. E qui chiudo. Basta. Non dovevi neanche dire il nome, però vabbè. Vabbè, censurerò quel pezzo.
Ok, e poi... Perché stava scopando! E abbiamo preso una... Nel cinturino l'abbiamo portato in camera. Sì, ma... Non so, per farci cosa. Anche abbiamo... E questa è la foto. Abbiamo anche lanciato una tessera magnetica fuori dalla finestra. Abbiamo, tipo, distrutto un... Vabbè, basta. Ci vedo meglio di no. Quindi, vabbè. Verità. Se potessi rendere tuo schiavo chiunque in questa stanza, chi sceglieresti e cosa gli faresti fare? A parte che c'è sta lui, quindi sceglierei lui come schiavo. Ciao, sono il tuo schiavo. Cosa ti farei fare? Fare l'elicottero col cazzo qua e caricarlo su YouTube senza censura. Va bene. Cioè, vai. Peccato che non sono il tuo schiavo, quindi non lo faccio, vai. Ok, sta a me obbligo. Bevi un sorso di un drink sul tavolo davanti a te. Regà, questo non si può fare. Si può fare, si può fare. No, no, dai, no, dopo devo guidare, non si può fare. Dai, ok. Non si può fare. E sciottatelo. No, ma che sei scemo, vuoi che moro? Vuoi che moro? Cioè, arriva che io mi sciotto questa. Perciò no. Cambiamo obbligo. Vabbè, c'è sta il primo. Cambiamo obbligo. Imita una rana per 30 secondi. Ma che cazzo? Dai, io intanto continuo a parlare, tranquillo. Tu fammi crack e crack. Aspetta. Ti metti proprio a moderare sulla sedia. Regà, non potete capire quello che farà adesso. Io sono convinto che cazzo. Aspetta. No, mi vergogno. Non posso fare sta cosa. Crack. Crack. Per 30 secondi. Ma com'è? Vai, 30 secondi. Aspetta, dammi un bacio così dentro. Ma vaffanculo. Vai, dai, 30... devi stare sulla sedia. Vai. Crack. Vai, verità. Non posso far video con una persona così a fianco. Non ci riesco. Lascia che i tuoi amici trovino una verità da chiederti e rispondi. Non mi può rispondere perché sta a fare rana. Cioè, non mi può chiedere. Passai 30 secondi. No. Posso fare una foto? Per favore. Cioè, no, è qualcosa di fantastico. Io sono una rana. Vabbè, vai, mi devi fare una domanda a te e io devo rispondere con la verità. Stavo tu quella volta a cagare dentro il mio cesso e otturarlo? Visto no. Che dici di no da anni? No, non ho cagato tipo due volte a casa tua in tutta la mia vita, quindi. No, io dico quella volta che sei otturato e ci arrivi anche tu. E io te l'ho chiesto, è stato tu e tu? No, no. No, non sono stato io. Sicuro? Se ti giuro, non sono stato io. Interpreta una pubblicità particolare. Mi sudano le ascelle. Grotalco, alto là il sudore. Era più bella. Mi ciao bocchinara. Cioè, break dance. E qua mi volevo. Levate che io ho fatto break dance per 2 anni. Vai. Ma mai vero. Perché ad Aschia non sbaglio? Mamma mia, raga. No, fermi, cioè, dopo questa, boh, metto a fare breakdance tutta la vita. Incredibile la tua breakdance. Comunque, questo video è finito. Se vi è piaciuto, lasciamo 10.000 like e faremo il livello estremo. 15.000 e facciamo quello hot. Dai, grazie, è tutto. Vi lasciamo. E bella. Lasciamo. La città laggiù. Tommy Cattolino mi dice ciao. Ciao.